Bene, amici telespettatori, abbiamo con Don Massimo ripercorso la storia un po' al contrario, se vogliamo. Siamo partiti dalla Basilica per fare la Via Matris e adesso. Eh, siamo giunti nel luogo dove in realtà tutto ebbe inizio, eh, il luogo eh, che è appunto eh, vide eh, per la prima volta eh, l'apparizione appunto della Madonna alle due eh, pastorelle ed era il 22 marzo 1888, Don Massimo, cosa accadde di preciso qui? Accadde che queste due donne, che non erano più ragazze perché avevano già 34 e 35 anni, ancorché non sposate ancora nessuna delle due, eh, vennero qui su questo luogo della montagna per eh, raccogliere eh, la legna per il fuoco, anche perché durante il mese di marzo certo non potevano venire a lavorare la terra, considerando il periodo, e portarono al pascolo il loro piccolo gregge. Eh, scomparve un agnellino di proprietà di Bibbiana e Bibbiana si mise a cercarlo finché lo trovò vicino al crepaccio di una grotta dalla quale usciva un forte bagliore. Lei ebbe un po' paura, ma si inginocchiò e cercò di guardare nel crepaccio che cosa ci fosse e rimase Impaurita e stupita, vedendo che eh, davanti ai suoi occhi eh, si stagliava l'immagine della Vergine Maria con Gesù morto ai suoi piedi. Eh, chiamò la sua compagna, Serafina, la quale si avvicinò, ma non vide nulla. Ma spaventate, raccolsero tutto e se ne andarono a casa, senza farne parola con nessuno. Tornarono su questa montagna il primo aprile e quel giorno era Pasqua, nel pomeriggio sempre, e questa volta eh, l'immagine della Madonna dolorata apparve a tutte e due. Naturalmente non riuscirono più a tenere per sé la cosa e tornando in paese la notizia si diffuse. Come al solito in questi casi c'è cioè chi... Crede subito e c'è chi invece pensa che siano soltanto sciocchezze di donne, come pensavano i sacerdoti di Castelpetroso. E... Ma la notizia corre, va nei paesi vicini e comincia un afflusso di gente su questa montagna. Finché la viene ripresa questa notizia dal giornale di Sicilia, che era un quotidiano a tiratura nazionale, e la notizia arriva a Bologna dove c'è eh, Carlo Acquaderni, che. Eh, dirige già una rivista mariana che si chiama Il Servo di Maria e che si interessa di questo eh, evento e intrattiene una fitta corrispondenza con i sacerdoti del luogo. La notizia arriva anche a Papa Leone XIII e un giorno che il vescovo Macarone Palmieri si trovava in santa sede per parlare con eh, il segretario di Stato, viene convocato dal Papa. Il quale gli dice: Ho saputo di queste notizie che riguardano la tua terra, eh, che cosa mi sai dire? E il vescovo si trovò un po' alla sprovvista e allora gli diede incarico il Papa di venire su questa montagna e di accertarsi di che cosa stesse succedendo. La storia ci dice che il 26 di settembre di quell'anno, eh, Monsignor Macalone Palmieri arrivò qui, su questo luogo, e egli scrive. Sulle prime mi sono inginocchiato, mi sono riconcentrato nella preghiera e dopo un po' ho avuto la grazia di vedere davanti ai miei occhi l'immagine della Vergine Santissima con suo figlio morto ai piedi, così come avevano descritto le ragazze. E posso testimoniare che questi sono gli ultimi raggi della misericordia divina per richiamare i peccatori a retta via. Naturalmente... Scrive al Papa e dà conferma di questo evento prodigioso e il Papa risponde con una lettera eh, a gratulatoria al comitato che intanto si è formato perché eh, da questo luogo su questo luogo potesse sorgere eh, un grande santuario. Il sogno di Macarone Palmieri era di vedere realizzato un santuario internazionale dedicato alla Vergine Addolorata. E perché il santuario si trova? lì giù e non qui, per un motivo molto semplice, perché l'impresa di costruirlo su questa montagna sarebbe stata tecnicamente improponibile, molto scomoda e enormemente onerosa e allora si pensò di farlo più a valle rispetto al santuario. Il desiderio di Macarone Palmieri forse ancora si deve realizzare, perché il santuario è vero che ha... Eh, Visitatori e pellegrini che vengono da diverse nazioni, ma non ha ancora quella forza e quella notorietà eh, di altri santuari, così internazionali come il cuore di Macaroni Palmieri avrebbe voluto. Lui, però, posò la prima pietra e l'anno successivo, 26 ottobre del 1890, posò la prima pietra insieme ad altri vescovi del Molise e ad altri vescovi che erano presenti e ad un concorso di popolo enorme, si stima di circa 40.000 persone. Caro Don Massimo, siamo tornati da dove abbiamo cominciato. Quindi, abbiamo fatto un viaggio nel tempo se vogliamo eh, ripercorrendo proprio eh, tutta quella che è la spiritualità di questo posto incantevole alle nostre spalle come vedete eh, la maestosa e bellissima basilica eh, di castelpetroso che tra l'altro don Massimo ha riscosso eh, in questi eh, in questi anni anche proprio in questi ultimi due probabilmente un notevole successo di, eh, di pubblico anche sui social perché insomma la, la bellezza il, il livello estetico di questa basilica eh, è stato paragonato addirittura al castello delle fiabe. Sì, due anni fa, ormai tre, la Stampa Viaggi fece un articolo parlando della piccola Lourdes del Molise e dell'Italia con l'immagine del nostro santuario. Anche Repubblica ha pubblicato una guida turistica sul Molise con come immagine di copertina la nostra basilica. E poi tanti foto amatori che riempiono il web di scatti meravigliosi, forse quello che ha ricevuto il successo più grande è stato eh, quello della basilica innevata di un paio di anni fa che veramente sui social ha spopolato. È vero, la costruzione è meravigliosa. Eh, pensate che mh, questa, il plastico del nostro santuario vinse il primo premio di architettura all'Esposizione Universale di Bruxelles del 1889. L'architetto Gualandi fece veramente un grande lavoro di progettazione, realizzando un'opera molto bella e poi anche le maestranze che hanno lavorato per costruire il santuario non sono state da meno nel realizzare il progetto di Gualandi. Voi sapete che la prima cappella che fu realizzata nel 1905 e consacrata nel 1907 è la Cappella dei Polacchi dove, che sarebbe la seconda entrando a sinistra, entrando in santuario dove adesso abbiamo il busto in bronzo di Giovanni Paolo II che venne pellegrino in santuario nel 1995 e in questo busto c'è la reliquia del suo sangue. E poi da allora, dal 1907 fino al 1948 quella cappella è rimasta da sola perché ci furono le due guerre, varie questioni. Nel 1948, il nostro vescovo Monsignor Carinci eh, riprese l'opera di costruzione del santuario e richiamò quello che era l'erede dell'architetto Gualandi eh, Francesco, che sarebbe stato il nipote rispetto all'originario progettista, il quale ritrovò i disegni che il nonno aveva fatto, e mh, fu praticamente il protagonista di fatto della costruzione di questo santuario. Le pietre, eh, tutte le pietre della facciata e non solo della facciata ma di tutto il santuario, del perimetro esterno del santuario sono state tutte scolpite a mano dai mostri eh, di Oratino e anche di Castelpetroso che dal 48 fino al 73 eh, albergavano qui in una capanna eh, che è qui alle nostre spalle dove adesso abbiamo il museo e per questi lunghi anni hanno eh, scolpito pietra su pietra per poter costruire il museo. Il santuario quindi veramente un'opera importante. Consigliamo tutti i nostri amici telespettatori che eh, ci stanno seguendo in questo momento da ogni parte del mondo, lo possiamo dire perché eh, ci sono gli amici che ci seguono eh, dal Molise sul canale 11 96 Gli amici dell'Abruzzo 880 per tutti quelli che ci seguono da Roma e Lazio eh, e ovviamente appunto per i fedeli pellegrini del resto del mondo abbiamo i nostri canali che appunto trasmettono in diretta streaming e quindi il canale YouTube ehm, e poi abbiamo il nostro sito internet www.telemolise.com e ancora i nostri social per cui davvero l'invito a questo punto per eh, tutti i fedeli e tutti coloro che magari si sono incuriositi nel vedere la bellezza e la spiritualità di questo posto eh, davvero di venirci eh, Don Massimo, di venirci tutto l'anno Sì, eh, naturalmente L'estate su queste montagne è godibilissima perché mantiene anche quel tepore eh, che fa stare bene, e fa stare bene il corpo, fa stare bene lo spirito. L'accoglienza e la cura che i nostri padri hanno nell'accogliere eh, tutti i pellegrini e le nostre suore, naturalmente, fanno sentire eh, il pellegrino, l'ospite, il fedele davvero a casa. Ma del resto è la casa della mamma di tutti, e per cui necessariamente. Bisogna sentirsi accolti eh, da questa madre e da coloro che nella sua casa lavorano. Per cui, sì, l'invito è quello di venire a vedere la bellezza e la spiritualità di questo luogo perché chiunque viene non se ne va mai a mani vuote. E da Castelpetroso, da questa meravigliosa basilica, finisce qui il nostro viaggio in Molise.